che fanno riferimento. Tutto ciò. Questo è il Tolomeo. Codice Gorazza. Che è un apocrifo. Il codice Gorazza è un apocrifo. Sì. Che significa apocrifo? Significa che è la copia manoscritta di un originale. L'importanza del Corazza è il fatto che l'originale non è più completo. Ah. Quindi l'unico originale completo è proprio il nostro Corazza. Sì. Eccolo. Trascrizione di testi di Leonardo da Vinci attribuita a Cassiano dal Pozzo e appartenuto a Vincenzo Corazza, che era il committente, ma non il traduttore. Bellissimo. Dottoressa, quindi era un momento dovuto, un momento importante. Sì. La chiusura di questo anno leonardesco, Napoli non poteva trattenersi dal tirar fuori le sue cose. Non sono pagine del Codice Atlante che andiamo a vedere in altre biblioteche. Non sono pagine manoscritte da Leonardo, però sono importantissime perché giustamente, come ci dicevate, l'originale non la troviamo più e lo troviamo in copia. Adesso abbiamo questo qua, l'originale non è più qui. Poi invece abbiamo quest'altro codice, che invece è dell'università, non è nostro. Sempre qui a Napoli, che è confluito qua per dar forza. Sì. Allora, no, la nostra organizziamo insieme all'università, questo qua. Il codice federiciano, che è la copia manoscritta del Trattato della Virtù di Leonardo. Ah, importantissimo. Allora, questi altri testi sono anche, questi sono in Gunarboli. Di Antonio Nigrone. Nigrone, e questo è il foglietto per vedere che viene esposto per la prima volta. Dobbiamo dire un'altra cosa, che la Biblioteca Nazionale di Napoli è la biblioteca statale italiana che possiede il maggior numero di incunaboli. Incunaboli sono i testi del 400. Che noi abbiamo definito il codice Tarsia, che è un inedito, non è mai stato pubblicato. Questo codice è un codice manoscritto. Va da Sara Peruzzi con dei disegni. No, questo non è. Non è. Ignazio Dante, Carlo. Eccolo. Sì, questi sono i due album del codice. Girolamo Maggi e Giacomo Castiglione. Sì. Della fortificazione delle città. Questo qua, sì. Questo qua. Perché sono testi e disegni di architettura. E anche qua dovrebbero stare. Eccola qua, questo, questo è sempre il codice d'Arsia, la ricostruzione dell'anfiteatro, e qui appunto si vede l'influsso dell'impostazione leonardesca, la tecnica leonardesca per il disegno e per gli appunti. Sì, meraviglioso.
importantissimo, tra l'altro. Ma questo è l'autografo di Vittorio Pilgro. L'è stato fatto quel canale, dottoressa. Però se ne ha ancora